Mentre in alcune realtà come Agrigento si gioca la partita delle amministrative, a Roma i partiti provano ad attivare nuove dinamiche per ridare vigore e maggiore incisività all'azione politica in una dimensione a più ampio respiro. È il caso del PDL di Alfano e dell'UDC di Casini. I dirigenti nazionali dello Scudo Crociato hanno deciso di azzerare incarichi e ruoli per dare vita alla fase costituente, finalizzata alla nascita di un altro soggetto politico, per costruire insomma una casa più grande, aperta ai moderati. Il nostro è un progetto aperto, noi non vogliamo primogeniture, non vogliamo monopoli, noi vogliamo essere un seme che serve a far crescere una pianta più grande, e in questo senso la nostra idea è quella di costruire da qui ad ottobre un percorso che è inclusivo di quanti non pensano che sia più giusto continuare con questo sistema politico, sia che si tratti di persone che hanno fatto o fanno politica nei partiti della cosiddetta Seconda Repubblica, sia che si tratti di gente che non ha fatto politica, che viene dalla società civile o che si sta impegnando ad esempio in questa difficile esperienza di governo col presidente Monti che noi sosteniamo. Si chiamerà il Partito della Nazione? Ma la disputa sul nome non ci interessa, è chiaro che fino ad oggi nella vulgata generale dal punto di vista giornalistico è stato così individuato, a noi piace, ma ci possono essere tante soluzioni. Il problema è che proprio perché noi vogliamo fare una cosa diversa dagli altri in passato, non è il problema del nome del marchio ma del contenuto, e su quello stiamo lavorando. E l'attualità politica romana, dopo lo scandalo che ha travolto la Lega di Bossi, ruota attorno anche alle questioni legate al finanziamento pubblico ai partiti. Diverse le ipotesi al vaglio. Italia dei Valori spinge per un taglio netto per chiudere i rubinetti. E come un taglio netto non rischierebbe poi di alimentare solo quei partiti o quei centri di potere che hanno una possibilità economica consistente? Se gli altri partiti volessero ragionare davvero, si potrebbe trovare una soluzione. Una soluzione potrebbe essere per esempio un quarto o un quinto dei rimborsi elettorali che oggi vengono erogati, ma a consuntivo, cioè vedere effettivamente quello che i partiti spendono, ma soprattutto con una certificazione, un bollino blu da parte della Corte dei Conti. E allora quello può essere un modo per cambiare, ma siccome abbiamo l'impressione che nessuno voglia cambiare gattopardescamente, allora dobbiamo insieme ai cittadini tagliare tutto, poi magari insieme riusciremo a ricostruire.